Buonasera a tutti, sono la signora Jennifer dell'Istituto Italiano di Cultura. Per questa serata sostituirò il direttore dell'istituto. Benvenuti a questa nuova programmazione autunnale. È la prima volta che presento su Zoom, quindi scusate un po' l'imbarazzo. Il nostro primo evento inizia con la professoressa Anna Porcheddu, che è l'organizzatrice da tanti anni della Scatola Magica. Quindi lascio la parola a lei, che poi presenterà l'altra nostra ospite di stasera. A lei, signora Anna. Bene, allora grazie intanto Jennifer di questa presenza e anche della presentazione e della partenza di questa nuova stagione, visto che abbiamo appena fatto la pausa estiva, quindi speriamo che tutti abbiate avuto almeno insomma, uno stacco tranquillo visti i tempi, che sarebbe già la cosa principale. E riprendiamo questa volta con una puntata molto interessante. In quanto parleremo proprio del segnalibro. Il segnalibro che è insomma, un oggetto così caro a tutti, sicuramente tutti abbiamo un segnalibro particolare, ce lo siamo creati oppure ce l'hanno regalato oppure collegato a un libro che ci piace in modo particolare. Però diciamo che stasera sarà un po' qualcosa di diverso perché la nostra ospite, la professoressa Maria Teresa Zaccone, ci farà proprio la storia vera e propria del segnalibro e scopriremo che è una storia che inizia veramente molti secoli. Molti secoli fa. Dunque, Maria Teresa Zaccone, docente di storia dell'arte presso il liceo artistico Ernesto Basile di Messina, e si è occupata di catalogazione per conto di varie sovrintendenze, di didattica museale presso il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, ha curato percorsi storico-monumentali e storico-artistici. E ha partecipato come relatrice a diversi convegni e conferenze. È stata poi anche esperta storica dell'arte per l'assessorato alla cultura del Comune di Messina per il patrimonio monumentale dal 2017 al 2018 e ha sviluppato un interesse molto forte sia per l'arte contemporanea e per la critica d'arte. Infatti ha curato molte mostre, cataloghi in varie città della Sicilia, che è la sua isola, abbiamo detto prima che insomma si gioca diciamo, la serata tra tre isole, perché lei viene dalla Sicilia, io dalla Sardegna, siamo a Malta, quindi è proprio una serata molto isolana, diciamo. E lascio in poi, io direi a questo punto, di lasciare direttamente spazio a Maria Teresa, che ha tante cose da raccontarci. Partiamo, diamo il benvenuto a Maria Teresa. Prego, direi che puoi partire. Buonasera a tutti, ai partecipanti, buonasera Anna, buonasera Jennifer, buonasera all'istituzione, proprio l'Istituto Italiano di Cultura a Malta. Sì, è vero che noi insomma siamo, in questo momento siamo, come dire, tre isole, che in rappresentanza di un mar Mediterraneo che è il cuore, la culla è stata dell'arte, no? Occidentale. E quindi io andrò poi a disquisire di questo segnalibro su due binari che andremo a vedere. Perché devo intanto dire che questa occasione è nata tramite una conoscenza comune che io e la dottoressa Anna avevamo, cioè una architetto che è Rosa Scità, che ha vissuto tanti anni a Malta e che ha partecipato poi a una collettiva proprio sul segnalibro d'arte qui a Messina e di conseguenza tramite Anna siamo venuti a conoscenza ognuno della presenza dell'altro e quindi poi alla fine abbiamo iniziato questo percorso. Bene, e allora io comincerei subito con la condivisione dello schermo del mio PowerPoint. E cominciamo immediatamente. Se mi vedete tutti, ecco, vedete, penso bene, no? Tutti quanti il PowerPoint. Benissimo. Come vedete già il titolo, ho voluto appunto titolare questa nostra discussione amena, Nastri, fiori e bottoni, l'interessante storia del segnalibro, perché noi siamo abituati ad avere la classica striscia di carta come segnalibro. Ecco, magari o di cartoncino, mentre per esempio è molto più
facile che in Francia ci siano delle strisce sottili di metallo molto sottile e cesellato, per esempio. Ma nelle epoche passate, cioè quando il segnalibro ha cominciato a esistere, bene o male si è utilizzato qualunque tipo di proprio di oggetto. Infatti ho voluto scrivere nastri, fiori, anche noi penso piuttosto spesso, in assenza magari di un segnalibro vero e proprio, abbiamo utilizzato dei supporti vegetali, fiori, foglie, uno stelo, ecco, molto spesso, chiaramente insieme all'orecchia nel libro, il supporto vegetale è quasi sempre odiato dai bibliofili perché macchia il libro e quindi è chiaro che i bibliofili si scagliano proprio contro l'utilizzo. Però ne vedremo delle belle perché anche i bottoni e addirittura, poi vedremo col tempo, addirittura delle sardine salate sono state utilizzate come segnalibro. Quindi ecco, è una storia particolarmente curiosa. Chiaramente le fonti essenziali sono quelle iconografiche, per cui andremo a valutare alcuni dipinti in cui nella storia della pittura europea sono stati inseriti appunto dei segnalibro. Magari sono dei particolari molto piccoli, non sono il centro ovviamente, non sono il soggetto fondamentale, si trovano delle Madonne, ecco, per esempio con dei missali nelle mani, però possiamo valutare come in alcuni ci sia già l'utilizzo del segnalibro che ci dà dei termini postquem o antequem, per cui ci sono proprio dei segnalibro che ci danno l'inizio proprio di questo oggetto, perché non era comune all'inizio. Bene, quindi io partirò adesso con le slide e quindi vediamo di. Ok, quindi cos'è il segnalibro? È la delega del fruitore e il suo appuntamento. Dice, torno, aspettami, è il protagonista oggettuale dello spazio di Bresco. Questo è l'incipit di un libro di Mirella Bentivoglio che si intitola proprio Libri e segnalibri. Quando interrompiamo la lettura di un libro, prima di chiuderlo, ci premuriamo sempre di inserire appunto un qualcosa che ci faccia ritrovare il segno e il punto appunto in cui siamo arrivati. Ci sono persone che segnano le pagine con qualunque oggetto trovano sul momento, un biglietto dell'autobus, uno scontrino fiscale, qualunque cosa. Alcuni appunto, come abbiamo detto prima, usano segnare la pagina con un'orecchia. Invece altre persone, come diceva anche Anna, scelgono con molta cura l'uso del proprio il segnalibro, lo acquistano, lo scelgono con cura e lo passano di libro in libro, cioè terminato magari un libro, un romanzo, un saggio, qualunque cosa, quel segnalibro a cui sono affezionati magari lo passano nel prossimo libro. Ecco. Ma a che epoca risale l'utilizzo dei primi segnalibro? E qua c'è la prima diatriba tra quella che è l'area britannica e l'area invece mediterranea, francese, italiana, spagnola. Infatti disponiamo di poche notizie comunque sulla sua origine, ma molti storici appunto di area britannica fanno risalire l'utilizzo del primo segnalibro al 1584, quando lo stampatore ufficiale della regina Elisabetta I d'Inghilterra, Christopher Becker, le portò un libro dove aveva cucito sulla parte della rilegatura superiore un nastro di seta. Ecco, per cui, secondo appunto gli storici, capisco bene che magari gli storici si possono interessare di cose un po' più sostanziose, però c'è anche questo piccolo, veramente piccolo settore che poi coinciderà con un settore di piccola arte, di arte libraria appunto, che però appunto ha una sua storia e appunto abbiamo detto che gli storici di area britannica fanno risalire l'utilizzo di questo oggetto proprio a questo anno 1584. In realtà però sono stati rinvenuti segnalibri prima ancora che esistessero i libri a stampa, quindi stiamo parlando di codici a questo punto. Chiaramente già codici però che siano con una copertina e che non vadano, la cui lettura non vada in
in verticale come i rotuli, no? Perché noi sappiamo bene che nell'epoca sia egiziana, sia greca, sia romana, avevamo i rotuli. Mentre nel VI secolo d.C., già crollato l'impero, in un convento appunto di Apa Geremia, nei pressi della Valle del Nilo, è stata ritrovata una striscia di cuoio rivestita da pergamena all'interno proprio di un codice, all'interno della parte superiore. Non sono riuscita a trovare, ecco, questa è una notizia storica che ho ricavato da alcuni studi, ma sicuramente non sono riuscita a ricavare l'immagine di questo segnalibro, che è considerato il primo segnalibro della storia. A riprova del fatto che la data indicata dagli storici britannici non sia così tanto attendibile, ma che dobbiamo risalire a qualche secolo precedente, il Dictionnaire historique de la langue française indica appunto l'utilizzo del segnalibro già a partire dai Messali del 1377, quindi anticipa di due secoli la creazione di questo segnalibro che già da chi ricopiava i codici, siamo appunto nel XIV secolo, quindi parliamo ancora di codici, non di stampa, comunque veniva ricucito all'interno della parte superiore della copertina. E veniamo qui a qualcosa di molto interessante, cioè le manipole. Noi sappiamo che nei codici medievali, questo abbiamo qui un codice che proviene dalla Biblioteca Universitaria di Leida ed è un codice del XIII secolo. Vediamo che non solo in questo caso, ma la fantasia medievale non ha veramente limiti, e nei marginali, quelli che noi chiamiamo marginalia dei codici, abbiamo ritrovato disegni di ogni genere, ma veramente molto fantasiosi. Fra questi disegni, una menzione a parte meritano appunto le manicule, proprio perché le manicule sono quelle manine con l'indice puntato al punto del testo che si vuole appunto sottolineare, e quindi potrebbe in qualche modo essere un primo modello di segnacolo su testo scritto. Vediamo che poi, oltre a segnalare un elemento particolare del testo, una frase di particolare interesse, poteva anche segnare proprio il punto di arrivo e di ripresa, quindi successiva, nel momento in cui la lettura aveva termine e si doveva poi riprendere la lettura. Ma la cosa interessante è che quando i primi incunaboli, quindi come incunabulo noi intendiamo quei libri a stampa, che sono tutti i primi libri a stampa che vanno dalle origini, dall'inizio della stampa dei caratteri mobili di Gutenberg fino al 1499. Infatti dal 1500 in poi i libri a stampa si chiameranno cinquecentine. Quindi i primi incunaboli, in questo caso noi abbiamo un De Duodecim Periculis di San Bernardino da Siena, stampato ad Anversa nel 1487, quindi è proprio un incunabulo, e vediamo che i primi stampatori erano talmente affezionati al manoscritto originale che non ricopiavano soltanto il testo, ma a volte ricopiavano anche le manicule, e questo è uno di quei casi. Quindi ecco, questa è una cosa molto carina, molto interessante, che abbiamo ritrovato in vari incunaboli. La cosa però da cui ricaviamo le maggiori informazioni è sicuramente l'arte visiva, quindi in particolare la pittura, e sono le opere proprio del primo Rinascimento, quelle che, quando parliamo di primo Rinascimento, parliamo di quelle del 400 e poi del Rinascimento maturo, quindi quelle del XVI secolo, che rappresentano, nel caso per esempio di Santi Dottori della Chiesa o anche di Madonne, di Annunciate, di Madonne appunto Annunciate, o anche di ritratti di nobili uomini del Rinascimento italiano, soprattutto italiano ma anche tedesco e fiammingo, noi troviamo appunto in bella mostra, in maniera ben visibile, proprio l'utilizzo dei segnalibri.
Questo credo sia conosciuto da tutti, è una delle opere più importanti in assoluto, non solo della storia dell'arte europea di tutti i tempi, ma sicuramente è una delle opere capostipiti della pittura fiamminga. Stiamo parlando di Jan van Eyck, l'inventore della pittura ad olio, insieme a Hubert van Eyck, il fratello, e praticamente questa è la Madonna del Cancelliere Roland. Questa Madonna del Cancelliere Roland, come vediamo, è una Madonna caratterizzata da tutto quello che è lo stile del Rinascimento fiammingo, cioè uno squilibrio a volte rispetto alla prospettiva lineare centrica italiana, che è l'invenzione della pittura italiana rinascimentale a Firenze, ma sicuramente invece uno studio del dettaglio veramente lenticolare, veramente sorprendente. Io ho tratto poi una immagine che è, come vedete, un particolare, e sarebbe il particolare proprio del libro che il cancelliere Roland, messo in ginocchio in preghiera sull'inginocchiatoio, tiene in mano aperto davanti alla Vergine col bambino, che guarda caso non ha le aureole, non hanno le aureole, vedete che sia il bambino che la Madonna non presentano le aureole. La cosa interessante è che all'interno del libro, in questo punto qui, emerge un bottone molto prezioso, bottone che sta proprio al termine di una linguetta di cuoio, di pergamena, di carta, di cartone, quello non si sa perché non lo vediamo, però un rudimentale modello di segnalibro che è pienamente evidente in questo particolare. Stiamo parlando appunto di una pittura che data al 1434, quindi siamo già ben 130-140 anni prima di quel termine che invece gli storici britannici appunto indicano come il termine dell'anno in cui viene appunto inventato il segnalibro. Abbiamo qui un altro grande pittore, un pittore di aria provenzale borgognona, coetaneo, coevo, ma non parente, benché il cognome sia identico, Barthélemy Dake, che è, abbiamo qui di fronte il trittico dell'Annunciazione per la cattedrale del Santissimo Salvatore di Aix-en-Provence, appunto in Provenza. Questo trittico, purtroppo, come tante opere d'arte, è andato incontro a parecchie traversie, fra cui lo smembramento. Era una cosa tipica del 7 e dell'Ottocento smembrare i politici, perché ci si ricavava più denaro, si vendevano a pezzi, ecco. E quindi ormai questo politico non è più così come lo vedete. Quello che mi preme è controllare che ai lati, cioè i laterali del politico, che è al centro alla tavola con l'annunciazione da parte dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine, con questa bellissima prospettiva di archi gotici, vedete, ai due lati abbiamo invece i due profeti, Isaia e Geremia. Ora, se noi vediamo sopra le scanzie, sopra praticamente, vediamo, ecco, ritorniamo, no? Sopra Geremia e Isaia abbiamo le scanzie con dei libri, con dei volumi. E da questi volumi emergono i famosi segnalibro. Sono ancora dei famigerati, non potremmo utilizzare noi questo termine adesso perché ha una coloritura purtroppo negativa ultimamente, ma sono dei pizzini, i famosi pizzini di carta che si mettevano e che anche noi, in assenza di un segnalibro a portata di mano, utilizziamo proprio per segnare la pagina. Vedete che però questo utilizzo è pienamente evidente dall'iconografia di tutta la pittura europea. Andiamo avanti e vediamo Colantonio, un grande maestro napoletano del periodo in cui Napoli fu sotto il dominio aragonese, quindi era più che altro, più che culturalmente Italia, la Sicilia e tutto il meridione d'Italia, avevano un baricentro culturale insieme alla Borgogna, alle Fiandre, appunto l'Aragona. E quindi noi a Napoli troviamo una pittura pienamente fiamminga, che non rientra in quelli che sono i canoni del Rinascimento italiano inventato a Firenze da Brunelleschi, da Masaccio, da Donatello. E Colantonio dobbiamo anche ricordarlo perché è il grande, grandissimo maestro di Antonello da Messina, che è uno dei più grandi pittori italiani appunto del Quattrocento. E quindi
Lasciatemi ovviamente una punta di orgoglio in questo senso, perché sapete, appunto, come sapete, come ha detto già Anna, io sono di Messina, quindi quando parliamo di Antonello, insomma, è chiaro che ho una particolare attenzione. Comunque, ritornando a quell'Antonio, in questo caso noi abbiamo, poiché questa era una, ecco, noi sappiamo che il San Gerolamo nello studio, noi abbiamo due versioni di San Gerolamo, o nello studio o come eremita nel deserto. Quindi abbiamo queste due iconografie. In questo caso è un San Gerolamo nello studio. Ricordiamo anche che il primo a tradurre la Bibbia dal greco in latino è proprio San Gerolamo, che è dottore della Chiesa, non a caso. E però in questo caso voi vedete che il cappello cardinalizio sta un po' abbandonato per i fatti propri e che lui invece porta il saio francescano. Questi sono dei dettagli che non c'entrano molto col segnalibro, ma che sono interessanti proprio perché questo polittico, di cui diciamo il polittico andato perduto, di cui questo pannello faceva parte, era stato commissionato a Colantonio dall'Ordine dei Francescani di Napoli. E quindi lui, come dire, per ringraziarsi anche chi lo aveva pagato, vestì San Gerolamo col saio dei francescani. Ora, San Gerolamo è un santo che sta a cavallo tra il IV e il V secolo a.C., mentre noi sappiamo che i francescani, l'ordine dei francescani prima del 1200 non ci poteva essere. Quindi vediamo che questi dettagli sono molto interessanti, ci danno anche un senso di quello che è la sociologia dell'arte, no? Però quello che mi preme in questa occasione è proprio l'utilizzo dei segnalibro. Ne vedete a mai finire nelle scansie superiori della libreria. Scansie che dipendono direttamente dalla pittura fiamminga. Abbiamo visto quella di Bartholomew Dake, no? Quello in cui abbiamo visto sopra i due profeti, Geremia e Isaia, quei libri accatastati un po' disordinatamente, così come nella maniera praticamente quasi identica al Colantonio a Napoli. Qui abbiamo invece Piero della Francesca, grandissimo maestro, lo stile è totalmente diverso, come vedete, grande luminosità, pochi particolari, grande senso della classicità, del dominio della regola, del dominio anche come dire, del dettaglio. Va a finire tutto in una visione centrica, molto luminosa, non si perde lenticolarmente nei singoli dettagli. In questo caso è Piero della Francesca, San Girolamo, il donatore Girolamo Amadi, che appunto è un piccolo dipinto di neanche 50 centimetri per un lato e 42 per l'altro, quindi è veramente quasi un foglio di carta grande. E praticamente questo è un dipinto che, a differenza delle grandi pale d'altare, è sicuramente un dipinto per la fede, per la devozione privata. Non è certo un dipinto che possa stare all'interno di una chiesa, perché si perde di questa dimensione all'interno di una chiesa. È un dipinto per il donatore, appunto, che aveva lo stesso nome del santo, dottore della chiesa, ma anche in questo caso, preso in particolare, vediamo queste cordicelle che pendono proprio dal libro. E quindi ecco qui che ancora una volta la famosa data britannica viene sconfessata proprio da quadri in cui il segnalibro è evidente, è proprio evidente ed è precedente. Quindi andiamo avanti. In questo caso io ho fatto una piccola carrellata, ovviamente, e in questo caso abbiamo invece il polittico di Porto San Giorgio di Carlo Crivelli, che è invece un pittore sempre del 400 veneziano. Di risparmio tutta la lettura iconografica, stilistica, simbolica, perché è complessa, però vediamo che qua ai lati della Vergine Maria in trono abbiamo da un lato San Giorgio, del resto era la chiesa di San Giorgio per il comune di Porto San Giorgio vicino Fermo, quindi è chiaro che ci sia la presenza di San Giorgio, dall'altro invece i santi Pietro e Paolo. Vedete che il San Pietro è caratterizzato sempre nell'iconografia dal libro, ovviamente le lettere di Paolo sono uno dei testi fondamentali del Nuovo Testamento, e la spada con cui tagliò l'orecchio, no? No, scusate, quello è quello di Pietro, perdonatemi. Questa è la spada con cui San Paolo
colpiva proprio i cristiani, perché lui, sapete bene, si convertì successivamente sulla via di Damasco, quindi lui era un soldato romano, ecco. Però vediamo che all'interno di questo volume, che rappresenterebbe appunto le lettere, abbiamo l'utilizzo anche in questo caso del segnalibro. Anche qui siamo nella scuola ferrarese, quindi qua cambiamo area geografica, questo per valutare che un po' in tutta Italia, quindi l'uso del segnalibro è abbastanza frequente, come nelle Fiandre, come anche in Francia. Quindi in questo caso noi vediamo che il San Giovanni Evangelista, che è questo, e il San Pietro, che è questo, alle chiavi appunto, e all'interno del testo che tiene in mano esiste appunto un segnalibro che noi vediamo meglio nel particolare. Va bene? In questo caso abbiamo una perfezione quasi scultorea del mantello, sia del San Giovanni ma soprattutto del San Pietro, che risente un po' della scultura. È una pittura che però risente della scultura soprattutto di Donatello a Padova, perché questo Francesco del Cossa, della famosa officina ferrarese del 400, risente molto appunto sia del Mantegna, quindi di un pittore padovano, sia del grande Donatello a Padova, che poi è quello che porterà il Rinascimento italiano fiorentino, di matrice fiorentina, nel nord Italia. Andiamo avanti ed ecco qui il mio Antonello, il nostro Antonello, che allievo appunto di Colantonio, recupera i libri sulla scanzia con i vari segnalibro. Qua ci sono appunto i particolari, come vedete, sia nastrini di cuoio, come in questo caso qui sotto, sia pezzettini di carta, vedete, striscioline di carta o anche magari di pergamena. E siamo anche qui 1474, quindi sempre 100 anni prima. Qui abbiamo invece un'altra area geografica italiana che concorrerà a quella che è la più grande delle pitture mondiali, che è quella veramente italiana del Rinascimento, ed è l'area invece lombarda. In questo caso abbiamo Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, con questa Madonna del Certosino che proviene da un altare minore della Certosa di Pavia e che adesso è confluita all'interno delle collezioni di Brera. Ma anche in questo caso, vi ricordate quello che diceva il Dictionnaire de la Langue Française quando parlava dei nastrini di seta legati alla parte superiore della copertina? Ecco, in questo caso abbiamo un messale che la Vergine tiene sulle ginocchia insieme al bimbetto in piedi e che, in cui si evidenzia chiaramente l'utilizzo appunto di questo nastrino. Ora come ora forniscono i nastrini in seta solo quegli editori che realizzano delle edizioni particolarmente pregiate. Normalmente, ecco, una edizione, non so, per esempio, una edizione Feltrinelli economica non prevede il segnalibro, chiaramente, no? Ma la Feltrinelli nella sua collana più elegante, diciamo, quella che magari ha la copertina rigida, eccetera, prevede il segnalibro. Ecco, lasciamo anche Bergognone e l'area lombarda, e andiamo invece in Germania, da uno dei più grandi maestri del Rinascimento europeo, nonché ovviamente tedesco, stiamo parlando di Albrecht Dürer, San Girolamo nello studio. Come vedete chiaramente i libri sono un simbolo dei grandi padri della Chiesa, per cui San Girolamo è uno di quelli che molto spesso viene raffigurato appunto con i libri. In questo caso vedete che qui esiste un segnacolo di non meglio, di non certa identificazione, però vedete chiaramente che questo libro è segnato a un certo punto da un pezzettino di carta che fuoriesce. Siamo nel 1521. Questo è uno splendido disegno sempre di Albrecht Dürer, un disegno, uno studio di mani con Bibbia, e vediamo anche qua l'utilizzo del segnalibro. Chiaramente. Questo è di collezione privata, ahimè, quindi non sarà visibile da parte di nessuno di noi in un museo, però insomma qualcuno è riuscito a fotografarlo, abbiamo una catalogazione ovviamente dell'oggetto. Bene, andando avanti,
Andiamo invece adesso al pieno 500 italiano. Questo è Giorgione, ritratto di uomo col libro verde. Ora, questo è un interessantissimo ritratto. Perché? Intanto perché in qualche modo Giorgione registra qualcosa, non volendo inconsapevolmente, certamente non è che la pittura si fa per registrare gli usi e i costumi del tempo, è ben altra la ispirazione e il bisogno di comunicare attraverso il linguaggio visivo. Però di certo all'interno del linguaggio visivo noi abbiamo delle informazioni che diversamente sarebbe difficile avere. Pensiamo per esempio al Paleolitico. Tutta l'epoca preistorica senza la scrittura sarebbe non decifrabile. Ultimamente si sono affiancate all'arte, anche alla storia dell'arte, anche ecco, delle tecniche più scientifiche come l'utilizzo del radiocarbonio 14 o anche magari l'antropologia o anche altre scienze collaterali all'archeologia, però di certo davanti a epoche che non scrivono perché non usano la scrittura o civiltà che non usano la scrittura, la iconografia è di sicuro uno dei diciamo delle cartine di tornasole, una delle, delle chiavi di lettura più importanti. Per cui, che cosa ci racconta questo splendido ritratto di Giorgione? Non mi soffermo ovviamente su quello che è la pittura veneta, sulla pittura tonale, perché quello è un discorso tecnico da storico dell'arte, però noi soffermiamoci su questo piccolo libricino. Questo libro non è altro che un che una edizione che venivano chiamate le Aldine. Cosa sono le Aldine? Ora, Aldo Manuzio fu uno stampatore veneziano e fu uno dei primi stampatori, se è vero, come è vero, che la stampa cominciò alla metà del 400 e che i primi libri a stampa, fino al 1499, si chiamano appunto incunaboli, parliamo delle prime cinquecentine. Ora, nel momento in cui appunto questa Aldina viene pubblicata, viene stampata, noi sappiamo che la gioventù elegante, la gioventù, quella che noi adesso chiameremmo l'intelligenza italiana dell'epoca e soprattutto i giovani, ecco, invece che l'iPad, in un ipotetico loro viaggio in treno, che non c'era ovviamente, amavano farsi vedere con queste novità tra le mani. Era proprio, come dire, lo status symbol delle persone di cultura, delle persone eleganti, delle persone che studiavano. Ed ecco che questa diciamo, è un libro che viene chiamato il libro in ottave. Perché? Il libro in ottavo non è altro che un libro di piccolissime dimensioni che poteva essere portato in giro e che poteva essere letto in ogni un momento, ecco, senza bisogno di portare grandi pesi. Questo si dice che fosse stato Aldo Manuzio ispirato da una richiesta palese di Pietro Bembo. Ora, Pietro Bembo noi sappiamo che è stato quasi l'inventore della lingua italiana, no? Insieme a Castiglione, eccetera. Bene, e questa non è altro che la prima Divina Commedia stampata in ottave da Aldo Manuzio nel 1502. E questo ritratto è circa del 1502, potrebbe essere anche del 3. Ecco, quando diciamo circa, vuol dire che noi storici dell'arte non abbiamo trovato, per esempio, il contratto di committenza, per cui non abbiamo la certezza matematica dell'anno, però sappiamo che per esempio Giorgione muore nel 1510. E allora, questo, vedete che addirittura questo uomo giovane, addirittura per sfogliare meglio le pagine, ha tolto la parte terminale del guanto. E poi vediamo che qui esiste il segnalibro attaccato proprio alla copertina che scivola dietro e cade qui. Quindi vediamo che questo rappresenta anche, fra le altre cose, proprio quello che è la Weltanschauung del Rinascimento italiano, dell'uomo del Cinquecento. Che cosa si chiedeva all'uomo del Cinquecento? Si chiedeva di essere un uomo che conteneva le passioni, un uomo che sapesse contenere proprio le passioni in nome di quella razionalità che veniva
educata tramite lo studio. E quindi è proprio un mondo che si apre dietro questo bellissimo ritratto di Giorgione. Andiamo a un altro invece ritratto sempre italiano, parliamo del Cariani, Giovanni Busi detto il Cariani. Lui è anch'esso lombardo, ma di area veneta, diciamo, perché è nato nella Bergamasca. Noi sappiamo che Bergamo e Brescia erano facenti parte della Repubblica della Serenissima. Questa è un'altra bellissima, come vedete questo è invece un codice enorme, immenso rispetto all'ottavo, all'ottavina di Aldo Manuzio, no? Questo signore, che non è altro che il ritratto di Giovanni Benedetto Caravaggi, si era laureato, era un uomo di Crema, quindi lombardo, molto ricco, con delle disponibilità economiche, si era laureato a Padova, c'è scritto qui dietro, Ac Studi Patavini, vedete qui dietro, bene, e si fa la foto di laurea praticamente. Tutti noi abbiamo fatto la foto di laurea e non se la fa fare, ovviamente, ante litteram. Quindi si fa fare questa bella foto con le sue montagne lombarde alle spalle e poi con questo bel codice che rappresenta il fatto che lui abbia studiato tanto, con il segnalibro legato proprio alla copertina, in più dei pezzettini di carta che segnano proprio i punti del libro, magari di interesse del signor Benedetto Caravaggio. Un attimo, qualcuno ha dimenticato di silenziare e quindi si sentono dei rumori, per cui per favore chi non ha silenziato, silenzi, d'accordo? Allora, sì, ci sono, allora, tu? Possiamo andare, allora, questo no, ecco no. No, ho detto, allora, tu, Maria Teresa, Jenny, c'è un'altra persona che è presente, Eliana, avete lasciato l'audio acceso, quindi si sentono i rumori, il telefono che è in vibrazione, eccetera, quindi per favore togliete l'audio alla vostra presenza su Zoom adesso, ok? Maria Teresa, hai capito quello che ho detto? Ti devo disattivare l'audio anch'io, quindi? No, tu sei l'unica che ritenerlo, però ce ne sono alcuni che hanno ancora l'audio. Ah, ok, no, perché no, altrimenti adesso, io non mi... Adesso siamo a posto. Benissimo. Allora, qui abbiamo invece un altro grande ritratto di Ansel Benn, il giovane, ritratto di Herman Wedding, vedete che praticamente anche in questo caso, a parte la scioibe nera, quindi l'uomo del Rinascimento vestiva di colore appunto nero, era l'uomo elegante, e l'uomo elegante si fa sempre rappresentare con il libro. Il libro che in questo caso, anche qui, vedete che c'è qualche segnacolo, in qualche modo, che segna il punto di arrivo della lettura, per ritrovare poi se stessi all'interno della lettura, il momento che, perché è chiaro che noi tutti, quando ci concediamo il momento della lettura, siamo in un momento, come dire, topico, in un momento molto bello, perché è un momento tutto per noi, è il nostro momento. La lettura, come dire, permette questo raccoglimento, no? Quindi anche questo segno, come avevo detto all'inizio della presentazione, appunto con quella frase di quel testo, appunto che diceva aspetta, mi dice il segnalibro, ci sono qui, aspetta, mi sto tornando, no? Ecco. Andiamo avanti, sempre Ansel Benn il giovane, ritratto di Georg Goethe, sempre un ritratto rinascimentale, ovviamente tedesco, e anche in questo caso vedete qui il segnalibro. Ripeto, l'uomo contenuto, l'uomo che controlla i propri istinti, l'uomo che si rivolge al bene attraverso il Kaloskaya Gatos, quindi buono e bello, ma bello in che senso? Equilibrato, buono in che senso? Eticamente orientato, e l'etica viene orientata anche attraverso la cultura. Ecco, sono tutte, come dire, principi, valori inossidabili del nostro Rinascimento. Andiamo avanti, anche qui Agnolo Brontino, grandissimo toscano, 1540, il ritratto di giovane. In questo caso però vedete che questo ragazzo
tiene il segno, probabilmente interrotto improvvisamente, non ha un segnalibro in questo momento, tiene il segno con l'indice. E qui abbiamo un grande pittore del bizzarro, no? Il pittore della bizzarria, il pittore della Wunderkammer, cioè i pittori di quello che è il momento non più del Rinascimento, il Rinascimento è entrato in crisi, stiamo parlando del manierismo, e questo è Giuseppe Arcimboldi, milanese. Arcimboldo e Arcimboldi sono due edizioni diverse, lui fa queste teste fantastiche, sono una più bella dell'altra, di cui andava pazzo proprio l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, che abitava a Praga in quel momento, la sede imperiale era a Praga in quegli anni, e questi facevano parte della sua collezione, cioè di Rodolfo d'Asburgo. In questo caso Arcimboldi è il bibliotecario, cioè lui riesce a fare queste teste fantastiche, ecco, per esempio quando fa l'autunno lo fa con tutti i frutti dell'autunno, quando fa la primavera lo fa con tutti i frutti della primavera, in questo caso ovviamente il bibliotecario è realizzato con tutti i libri e i segnalibri, come vedete, no? Quindi queste striscioline che pendono ovunque, che sono quasi capelli, no? Vedete che è anche qui, da questa parte, qui c'è il particolare. Andiamo avanti, questo è uno dei periodi più neri della storia, perché purtroppo diciamo che i talebani li abbiamo avuti anche noi in una fase della nostra storia, ahimè, qua stiamo parlando della Controriforma, della grande inquisizione spagnola, e questo è il ritratto del cardinale Ludovico Maiorano, che ha proprio l'aspetto dell'uomo, diciamo, un po' così freddo, glaciale, ma anche ipocrita, no? Tipicamente era uno dei signori dei tribunali dell'Inquisizione, questo qui cambia proprio anche, è un ritratto impietoso, come vediamo, non è bello come ritratto, sicuramente non parlo pittoricamente, non è bello proprio come quello che ci trasmette, non è bello, però anche in questo caso vedete che tiene il libro aperto con le mani, il segno del libro con le mani, ecco, si tratta di Bartolomeo Passerotti, anche questo pittore lombardo. Andiamo avanti, questo invece è un pittore veneziano del 600, Marcantonio Bassetti, Sant'Antonio per legge, e anche in questo caso guardate il particolare splendido, vi invito a notare come, ecco, voi a Malta avete il grande Caravaggio, noi a Messina ne abbiamo due Caravaggio, ma del resto Caravaggio fu anche appunto nell'ordine dei cavalieri di Malta, però Caravaggio ha una luce che è l'opposto di questa luce. Caravaggio blocca ogni elemento attraverso la luce, crea un fermo immagine che rimane eterno e che arriva fino a noi. In questo caso la luce è utilizzata esattamente nel modo opposto, cioè una luce che sfrangia continuamente la forma e il colore. Vedete come vibra questa luce? Esattamente l'opposto della luce del Caravaggio. E però quello che mi preme è l'utilizzo appunto del segnalibro. Andiamo avanti, questo, ecco, questo ha una luce caravaggesca. Vedete la differenza tra questa luce che è di tipo caravaggesca, che blocca l'immagine, che è netta fra le zone d'ombra e le zone di luce. Qua stiamo parlando di un pittore bergamasco di nome Evaristo Baschenis, una natura morta. Lui era un musicista, oltre che un pittore anche, e quindi fa questa natura morta con libri e strumenti musicali, e vedete l'utilizzo del segnalibro. Qua addirittura si vede la polvere sulla cassa armonica della mandola. Bene, andiamo avanti, abbiamo invece, scusate, una libreria, una natura morta più che altro, di libri affastellati. Qua siamo presso un pittore fiammingo, Charles-Emmanuel Bizet, che però avrà molto seguito in Francia e molta fortuna in Francia. Anche qui nastrini e segnalibro ovunque. Andiamo avanti, la biblioteca di François Fouas, non è un pittore di eccelsa fama, ma sicuramente questo testo pittorico ci trasmette quella che era la cultura di tipo enciclopedico. Stiamo parlando del 1741, saranno gli anni dell'enciclopedia di Roda Lambert, sono gli anni delle accademie di Ludovico Muratori in Italia e di tutte le altre accademie. Quindi c'è questo amore proprio per le lettere, per l'erudizione, però in questo caso, e questo affastellamento di libri con tutti questi segnalibro ce lo indicano, ma vedete che c'è anche un cannocchiale, quindi tutti quelli che sono oggetti tipici di un uomo erudito.
E qui abbiamo sempre l'area veneta, ormai l'abbiamo individuata, il colore come si mischia alla luce in area veneta. Giuseppe Bison, se non ci fosse bisogno, sarebbe anche il troncamento del nome che ce lo fa forte in Veneto. Comunque, la stazione di Sant'Antonio, anche in questo caso qua ho messo il particolare ingrandito con questo pezzettino di carta che segna il libro. E poi arriviamo invece al periodo dell'Ottocento. Quindi adesso nell'Ottocento noi sappiamo che inizia con la seconda rivoluzione industriale, c'è l'industrializzazione, ovviamente in quel caso non erano segnalibri, ma erano pittori che registravano l'utilizzo del segnalibro. Dall'Ottocento in poi invece l'industria comincia a produrre cartoline, souvenir, c'è la stampa, c'è l'illustrazione, ci sono i giornali illustrati e per esempio un certo industriale, Thomas Stevens, praticamente produce anche segnalibri. Questi segnalibri vanno a ruba, si chiamano gli Stevengraph ormai, sono pochi ormai sul mercato, sono ottocenteschi, sono della fine dell'Ottocento, cioè di quel periodo in cui regnava la regina Vittoria, ma c'era la famosissima Arts and Crafts Exhibition Society, cioè quella appunto quella industria di William Morris, socialismo utopistico, che tentava di coniugare arte e industria. L'industria nel momento in cui partì con le catene di montaggio non aveva un apparato di progettazione, quindi faceva cose brutte, scadenti per il popolo, di materiale scadente senza un disegno, cioè l'artista non era stato inglobato dall'industria nel momento in cui l'industria partì. Questo William Morris invece ebbe questa trovata, pensò a questa cosa, cioè inglobare all'interno delle sue aziende un apparato di progettazione, per esempio Dante Gabriele Rossetti, parliamo del Edward per esempio Burne-Jones, cioè tutti questi pittori preraffaelliti che cominciarono a lavorare per l'industria, e da questa congerie, da questa temperie culturale viene fuori appunto l'utilizzo di un segnalibro che finalmente diventa quasi un'opera d'arte. E infatti dall'Ottocento in poi esiste il collezionismo anche di oggetti di questo tipo, ci sono dei collezionisti di segnalibro. Questi segnalibro venivano fatti generalmente in seta ed erano anche ricamati. In questo caso io non sono riuscita a trovare quelli ricamati che pubblicizzavano un prodotto o alcune aziende. In questo caso però ho trovato quelle che raffigurano la regina Vittoria, appunto il principe Alberto. Ma sono appunto segnalibro da collezione ormai. E l'uso del segnalibro artistico inizierà proprio nell'Ottocento. Abbiamo qua invece poi il segnalibro, questa è un'opera d'arte incredibile, è stato ritrovato pochissimi anni fa e casualmente. Questo è un segnalibro che ha circa 140 anni, è stato realizzato direttamente da Vincent van Gogh. E in questo momento, e per altri 20 giorni circa, 15, sarà in mostra ad Amsterdam. Cioè, è allo stato attuale in mostra ad Amsterdam, è stato trovato fra le scartoffie degli eredi di questo pittore olandese, Anton van Raffart, perché amico di Van Gogh, Van Gogh amava i libri, comprò questo testo, Histoire d'un paysan, che è un romanzo illustrato sulla rivoluzione francese, per regalarlo al suo amico. Solo che pensò bene, insieme al libro, di regalare un segnalibro, ma fatto da lui. Purtroppo noi non abbiamo amici di questo tipo. Ecco, e questa linguetta non rappresenta altro che tre episodi di questo, vedete, è la storia di un contadino praticamente, questo testo era la storia della rivoluzione francese raccontata dal punto di vista del contadino, e quindi Vincent van Gogh cercò di rappresentare la vita dei contadini. Del resto siamo in quegli anni in cui lui lavorava appunto fra l'Olanda e il Belgio,
era nel periodo in cui voleva prendere i voti, voleva diventare pastore protestante e coabitava con i contadini e con i minatori. Quindi abbiamo questo filone che va dall'81 all'85, quindi prima del suo trasferimento a Parigi. Quindi prima delle opere che noi conosciamo, parigine, ecco, quelle virgolettate, eccetera. Però è veramente un pezzo più unico che raro, un segnalibro realizzato da Vincent van Gogh per un suo amico. Quindi c'è veramente tutto il suo cuore qui. Andiamo avanti. Gabriele D'Annunzio, quindi siamo poi alla fine dell'Ottocento, sempre siamo in quell'epoca fra 800 e 900. Gabriele D'Annunzio invece amerà lasciare appunto seccare dei fiori all'interno delle pagine dei libri che leggeva. Ripeto, come ho detto prima, insieme all'orecchia, sono una delle cose più odiate dai bibliofili, proprio perché macchiano il libro. Però Gabriele D'Annunzio ne faceva questo utilizzo di alcuni fiori, eccetera, ma non è una cosa solo di Gabriele D'Annunzio, tanto che il clima estetizzante dell'epoca, la pittura pre-raffaellita, noi troviamo Edward Coley Van Jones, ritratto di Maria Zambago, la sua amante, nel 1870, e vediamo che qui la signora Maria Zambago tiene un libro con un fiore dentro. La stessa cosa in un testo pittorico successivo, ma sempre del pittore inglese Van Jones, ritratto della moglie con i figli, 1883, ed ecco il fiore dentro il libro. Quindi, come vedete, insomma, ci sono le puntuali rappresentazioni iconografiche che non possono che appurare proprio la storia del segnalibro. Andiamo avanti, questa è una natura morta di Henri Matisse. Henri Matisse è un grande avanguardista, lui inventa il fauvismo, quindi l'espressionismo, però questo è un quadro accademico che fa per una collezione privata, per un privato cittadino che glielo commissiona, e vediamo qua l'utilizzo sempre del nastrino. Andiamo avanti, stiamo finendo, non vi preoccupate, Léopold Bethune, donna che legge, siamo già al 1890, andiamo ancora avanti, Cecil Beaux, donna del New England, questa è una pittrice americana impressionista. Ecco, anche in Italia ovviamente lo sviluppo del segnalibro come oggetto nasce nel periodo Liberty, quindi siamo nell'ultimo decennio dell'Ottocento, come del resto in Inghilterra, in Francia e ovunque, e come abbiamo visto appunto tramite le pezze d'appoggio, no? Dell'iconografia. Anche diciamo che dal 1925 fino alla Seconda Guerra Mondiale ci sarà proprio il segnalibro di Art Deco, e ci saranno proprio dei designer italiani, tra cui Federico Seneca, che sarà pagato proprio dalla Perugina per realizzare dei segnalibri veramente deliziosi, fra i quali, questo degli anni 30, sono segnalibri da collezione, veramente vanno a ruba. Vedere questo Federico Seneca, segnalibro per la Perugina, e guardiamo questo che è molto interessante, chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra, siamo ovviamente, si riferisce a Don Abbondio, no? Quando vede i bravi, quindi il Manzoni, e poi però vedete quello che scrive, perché non aveva il segnalibro della Perugina. Ecco, quindi messaggio pubblicitario degli anni 30, di un designer degli anni 30. E andiamo avanti. A proposito di libri, abbiamo visto come appunto Manzoni descriva Don Abbondio, che tiene l'indice per non perdere il segno del suo breviario, e vediamo però qui anche altre fonti letterarie, quindi alle Confessioni di Sant'Agostino chiuse il libro tenendo all'interno il dito, forse qualche altro segno. Quindi vediamo che anche Sant'Agostino indica il dito come segno dentro il libro, per cui abbiamo visto anche il Brontino e altri quadri che rappresentano proprio il libro, l'indice della mano dentro il libro per tenere il segno. E andiamo ancora avanti, questa è deliziosa, questa è quella chicca che vi avevo trovato, che vi avevo anticipato. Ora, questo Antonio Magliabechi, un grande erudito del Settecento fiorentino, e fu, fra l'altro, se noi pensiamo alla Biblioteca Nazionale di Firenze, la cui origine sta proprio in parte nella Biblioteca Palatina e in parte nella Biblioteca Magliabecchiana, che si chiama proprio così, il Fondo Magliabecchiano, che dà l'origine alla Biblioteca Nazionale di Firenze, che insieme a quella di Roma è la più grande, sono le due nazionali italiane. E vedete che però in questo testo di Gaetano Volpi,
quindi testo, appunto il titolo, questo, furore, eccetera, eccetera, varie avvertenze utili e necessarie agli amatori, lui indica che questo bibliofilo fiorentino aveva l'abitudine di segnare il libro con le sardine, perché era uno abbastanza goloso, amava molto la cucina, amava molto mangiare, e di conseguenza, siccome la sua vita la alternava tra cucina e biblioteca, segnava con le sardine salate, che non è propriamente una bella cosa, però ce lo danno per vera questa notizia. Ed ecco qua, poi ritorniamo invece all'arte. Giorgio De Chirico, questo è un Giorgio De Chirico giovanissimo, ancora precedente all'invenzione della metafisica, Il cervello del bambino, 1917, anche qui la linguetta del segnalibro. Abbiamo poi anche i segnalibri all'interno di una fontana, quindi scultore, stiamo parlando di Pietro Lombardi, Fontana dei Libri, via Staderari, Roma, 1927. Pietro Lombardi fu incaricato di rappresentare delle fontane a Roma, in tutti i quartieri, che rappresentassero proprio quel quartiere. Questo è il quartiere di Sant'Eustachio, dove prima c'era la sede della Sapienza, quindi dell'Università di Roma. Quindi per evidenziare, poi la Sapienza cambiò sede, per evidenziare che era la sede della Sapienza, appunto, quale migliore occasione di rappresentare libri con i segnalibro. Andiamo avanti, Carlo Guarienti, questo è l'unico pittore ancora vivente, è un pittore del 26, quindi quasi prossimo ai 100 anni, però ecco un San Gerolamo in una versione del 1946, anche in questo caso segnalibro ovunque. Bene. Menzione a parte meritano quegli aspetti dell'arte figurativa che invece col segnalibro hanno a che vedere, soprattutto hanno avuto a che vedere negli ultimi 20 anni. Cioè, noi sappiamo che ci sono dei concorsi per pittori, per artisti, quindi che quindi col libro non hanno niente a che vedere, che però legano il mondo delle arti figurative al mondo dell'editoria. Questi sono il libro d'artista, quanti concorsi, quante mostre sul libro d'artista, quante mostre sugli ex libris. L'ultimo arrivato è il segnalibro d'artista. Mostre in Italia sul segnalibro d'artista sono state fatte solo negli ultimi 20 anni. Cioè si è chiesto agli artisti di riuscire a inserire nell'infinitamente piccolo, cioè in un supporto che sia 20 cm per 5, la famosa strisciolina di carta, appunto tutto il loro mondo. Ebbene, io, diciamo, ecco qui a distinguere il segnalibro d'artista, qualsiasi idea della sua capacità di scardinare le aspettative, perché poi è un'opera d'arte in sé. Ecco, ed ecco che qui vi faccio vedere quello che è stato il momento in cui abbiamo avuto occasione di conoscerci io e Anna e la dottoressa Anna Porcheddu. Cioè, io ho deciso di organizzare una call for artist, quindi una mostra di segnalibro d'artista a Messina, che mi piacerebbe tanto portare a Malta, questo lo posso dire, e che hanno partecipato artisti da tutta Italia, appunto, e questa è una mostra che è stata fatta alla Mondadori di Messina, che poi è stato itinerante Catania, Palermo, e 30 artisti italiani si sono così espressi con varie tecniche. Ed ecco, questo è dell'anno scorso, ottobre 2020, e questo in particolare è il segnalibro, che poi vedremo meglio, di Rosa Scidà, che è stata vostra ospite lo scorso anno proprio a settembre con la storia del gioiello. Ed ecco qui, questo è quello appunto di Rosa, il segnalibro che è realizzato in macramè, praticamente all'uncinetto, scusate, non in macramè ma all'uncinetto, calato poi in resina epossidica e poi in questa custodia che racconta poi una frase di Gianni Rosari proprio sul libro. E questo è quello che invece è risultato il segnalibro vincitore di una artista di Giarre, provincia di Catania, con la sua custodia, tutto fatto in taglio, come vedete, è molto interessante. E questa è la motivazione: la commissione ritiene che l'opera svolga la propria funzione in maniera ironica e giocosa, riportando la proposta dentro l'oggetto ed evitando di cadere nella retorica del quadro dipinto, perché voler dipingere un quadro con un soggetto ovvio o comunque comprensibile, narrativo, diciamo, all'interno di un supporto così piccolo, invece bisogna avere proprio quella capacità di comprendere che è un'opera d'arte, ma che rimane la funzione del segnalibro. Quindi il doppio segnalibro, l'uno conservato all'interno dell'altro, ricorda la struttura stessa del libro, perché noi apriamo il libro, ma dentro c'è un testo,
ed è il testo che poi ci parla, non la sua copertina o la sua forma. Nasconde infatti una storia. Il pesce infatti realizzato da intaglio trova posto all'interno di una custodia di carta alimentare demodé con marchi realizzati a stampa da una matrice. Ed è esattamente, eccolo qua, questi sono i particolari dell'intaglio del pesce. Questo è la copertina del segnalibro, che può servire anche come segnalibro il suo stesso, senza bisogno di estrarre il pesce, appunto con questi marchi a stampa di tonnare dei florio, in qualche modo sono tonni di rappresentazioni appunto pubblicitarie del tonno degli anni 30, questo qua, va bene? Con questo io ho concluso. Questi sono i miei recapiti che lascerò qui per chi volesse, e adesso penso che si possa aprire alle domande, se ce ne sono. Io ho terminato. Io volevo chiedere una cosa già da prima, quindi te la chiedo subito. Tra le altre così mostre magari che hai coordinato e sicuramente hai visto molti altri segnalibri, così, che materiali sono stati usati? Questo poi, questa domanda diciamo che può essere allargata anche a Paolo, che invece crea anche lui i segnalibri. Tutti, partiamo da Maria Teresa. Tutti i segnalibro. Allora, cioè, tutti i materiali, scusate, sono stati fatti in tessuto, sono stati fatti al telaio, sono stati fatti in retina, sono stati fatti in metallo e poi cesellati. Sono stati fatti, quindi metallo sottile ovviamente, sono stati fatti in legno, quindi ovviamente anche in questo caso legno sottile, e delle piccole lamelle di legno commesse con delle commettiture a coda di rondine, di legni diversificati come colori, ecco, un po' varie, ecco, vari materiali, sicuramente anche in corteccia d'albero, anche in legno di barca, veramente legni di barca, fasciame di barche ormai andate al macero, ecco. Quindi veramente di tutti i tipi, davvero. Beh, sì, molto interessante. Paolo, vuol dire qualcosa? Allora sì, io avevo annotato delle cose che poi invece la dottoressa ha anche detto, tipo l'attenzione che si porta, perché qui non ha parlato solo di segnalibri, cioè ha fatto veramente un percorso fantastico, e osservare certi dettagli, e soprattutto quello del dito scoperchio nella fodera, no? È bello, molto bello, e quindi la ringrazio perché ci ha fatto non solo scoprire, ecco, io non sono uno storico dell'arte, quindi mi piace fare arte, però qui si entra proprio in dettagli particolari. Ecco, un'altra cosa che avevo notato, ecco, nei libri rari come il Vangelo, comunque libri rari, c'è il segnalibro, poi svanisce e poi ritorna invece nelle agende. Questo è stranissimo, cioè nelle agende quotidiane abbiamo il segnalibro, nel libro comune da 10 euro no, è proprio una curiosità particolare. Comunque no, è stato molto bello l'intervento, mi è piaciuto. Oggi è stata una giornata molto piena, quindi sono un po' così. Comunque volevo dire che questi sono i miei segnalibri, non so se vedete, perché ne produco abbondantemente. Vai, vediamo l'abbondanza essenzialmente, ecco, poi magari sarebbe bello vederli singolarmente, però ecco, sì, allora, che era una bella cesta piena di segnalibro appunto. Di solito parto proprio mirato, inizialmente ho iniziato a fare segnalibri per abbinarlo alla bomboniera del mio matrimonio, dopodiché non ho continuato questo percorso facendo un po' di lavoro attraverso il frottage con le foglie, quindi recuperare principalmente il più possibile con la natura, con il recupero, e poi anche attraverso libri da macero con la poesia nascosta, quindi creare il cavaillatage, insomma ci sono vari modi per chiamarlo, e quindi creare dei segnalibri che però poi ho deciso, per semplificare, di plastificarli, ma si perde tantissimo, e insomma diciamo che li regalo agli amici più intimi o tipo un po' un biglietto da visita, insomma. Bene, allora rimaniamo in contatto, perché magari la prossima mostra mi manda anche un suo segnalibro, signor Paolo. Magari se fate una mostra mi fa piacere, perché comunque
è sempre l'idea di incontrare persone nuove, è sempre bello e piacevole. Ringrazio soprattutto Giulia che mi ha invitato oggi qui. Giulia che non vedo più. Vabbè. Aurelio e Giulia. E quindi sì, speriamo di incontrarci un giorno, ma anche così per una chiacchierata. Insomma. Sì, sì, ma molto volentieri, veramente. D'accordo. Vi ringrazio, bellissimo. Anch'io ti volevo ringraziare, Maria Teresa, è stata veramente una carrellata molto interessante, insomma, partendo proprio, non abbiamo detto che sicuramente la storia del segnalibro, chissà quando è iniziata esattamente, addirittura io ho letto proprio addirittura esempi durante la civiltà egizia, quindi insomma immaginiamo questa storia che è andata avanti fino a raggiungere i giorni nostri, appunto con materiali, con idee così particolari. Quindi è stato veramente bello, appunto, come diceva anche Paolo, seguire un po' attraverso esempi proprio d'arte questa evoluzione del segnalibro, quindi credo che per tutti sia stato particolarmente interessante. Bene, vediamo se qualcun altro ha qualche altra domanda, altrimenti insomma... Io devo dire che da parte mia sono rimasta affascinata, sicuramente, perché Maria Teresa ci ha fatto una bellissima presentazione, cioè un percorso dei tempi, proprio complimenti davvero. Volevo dire a chi è presente, ma anche se volete rivedere questa presentazione, nei prossimi giorni verrà caricata anche su YouTube, così chi ha il piacere, la prima sarò io, a rivedere questo evento, lo potete fare anche quando desiderate. Benissimo. Bene, scusa Maria Teresa, sì. No, ho detto benissimo soltanto, non ho altro da dire, anzi grazie veramente alla Scatola Magica, grazie Anna, grazie all'Istituto Italiano di Cultura a Malta, e veramente grazie. Bene, grazie ancora a te. Dunque volevo dire che il prossimo mese, diciamo, ci saranno molti eventi, proprio perché sarà la settimana della lingua italiana, per di più appunto la celebrazione dei 700 anni della morte di Dante. Quindi la Scatola Magica tornerà in novembre, tornerà il 9 novembre, sarà una specie di introduzione alla settimana successiva, perché si parlerà, la settimana successiva, cioè quella di novembre, avrà a che fare con la settimana della cucina, per l'appunto. Quindi il nostro appuntamento sarà con Pecorino e Caprino, due delizie sarde, saranno ad opera di un caseificio sardo, il caseificio Muta. Quindi, insomma, avremo anche là degli spunti molto interessanti d'altro genere, completamente come appunto si addice ad una scatola magica, per l'appunto. Mi pare giusto. Bene, quindi allora concludiamo qua. Grazie ancora a tutti per aver partecipato e alla prossima. Grazie a lei, Anna, grazie a Maria Teresa e grazie a tutti che vi siete connessi. Grazie mille. Grazie. Grazie, buona serata. Buona serata. Buona serata, grazie. Buonasera.